una volta all'anno ci rivediamo e vediamo se sono cambiate alcune cose rispetto all'anno scorso. Purtroppo devo dire che non è che sono cambiate, sì, ma non sono certamente cambiate in meglio. La crisi complessiva esterna continua a pesare moltissimo. E poi devo anche dire che noi nel nostro posto ci mettiamo del nostro, perché le gestioni del comprensorio creano problemi e i problemi non sempre si risolvono pacificamente. Dal punto di vista immobiliare credo che il settore risenta di una crisi pesantissima, voi anche perché dal punto di vista fiscale è un settore che hanno massacrato, se mi si può passare il termine, con grosse responsabilità anche di tipo politico, e qui non mi nascondo su niente, no. E quindi indubbiamente le difficoltà che il settore turistico ha passato e sta passando fanno riferimento anche a questa situazione. Le necessità, le possibilità economiche della gente sono sempre più strette e quindi anche le scelte per l'attività turistica e quindi per le frequentazioni estive e invernali risentono di questa situazione complessiva. Però siccome la storia non va mai da sola ma continua, bisogna guardare avanti. Se devo dire la prospettiva futura, posso dire che in 40 anni di averne viste parecchie, ma dura come questa, si dice così, dura come questa crisi, credo di non averne passate, soprattutto perché non si vede una via d'uscita, oppure si vede una via d'uscita molto lunga e che passerà attraverso tragitti che costeranno sacrifici. Però quando si fa una certa attività bisogna anche essere positivi, e la positività sta nel fatto che noi abbiamo alcune condizioni che non possiamo negare, condizioni operative del posto, della gente, dei servizi, di quello che Montecampione è e di quello che costituisce per l'esterno come offerta. Quindi siamo qui anche noi, come sono gli amici di Ponte Vilegno, di Borno e via di seguito, sperando di riuscire a avere una mano dal momento economico, e che soprattutto io sbagli del tutto dicendo che la situazione non è guardabile a vicino. Spero di sbagliare, perché pagherei volentieri da bere, ma le situazioni oggettive sono queste. Queste con tutti i problemi, perché non dico che si deve spegnere la luce, ma bisogna fare bene i conti, perché i conti sono difficili. Noi siamo qui, teniamo e cerchiamo di tenere il nostro posto nelle migliori condizioni, e costa, perché ci sono dei costi, però dobbiamo tenerlo assieme. Forse la speranza è, e questo lo dico molto apertamente, è che il momento è difficile non solo per noi ma anche per gli stessi comuni dove noi operiamo, perché forse una mano dai comuni potrebbe essere data, forse in una maniera più concreta, più attiva, perché certi passaggi che stiamo vivendo, vedi alcune situazioni dei fallimenti di alcune società del posto, non è che ci aiutano, ma però ci vuole sempre, come si dice in dialetto, in qualsiasi situazione ci vuole anche un manico, cioè un indicatore, un momento di raggruppamento delle scelte e le assunzioni di decisioni che più sono lontane o sono allontanate rendono difficile anche portare a soluzione i problemi. Noi siamo qui, diamo i servizi, diamo quello che siamo in grado di dare, nonostante tutta la nostra volontà, e alcune caratteristiche positive siamo in grado di offrire. Il posto c'è, ha i servizi, è frequentabile, è vivibile, per cui queste sono le nostre condizioni, e aspettiamo solo la gente che venga perlomeno a vedere.